una separazione da un caso, potete per cogliere l'eredità spirituale che vi ha lasciato, qualche insegnamento, qualche caratteristica della sua personalità, magari continuando a cogliere delle attività che vi erano particolarmente congeniali, raccogliere l'eredità spirituale dei vostri morti. Però sappiamo come un ricordo soltanto un piccolo e rischia di diventare un gioco opprimente, troppo pesante da portare per le nostre vite di Stato, perché il nostro ricordo psicologico è impotente a restituire alla vita le persone che ci hanno lasciato. Il nostro ricordo riapre le ferite e più ricordiamo e più soffriamo. Ci sono delle patologie del ricordo, come la nostalgia, come la malinconia, e così si può liberarci dal dolore attivo, che è una sorta di dolore opprimente senza sosta, a motivo della loro perdita. Talvolta siamo noi a infliggerci questo dolore che trasforma il nostro cuore in una sorta di camera ardente e terrena. Lo facciamo anche per una sorta di dentro verso i nostri cari, per cui vogliamo continuare a soffrire. Ci sembra che se non soffro vuol dire che non lo amo abbastanza. Ecco, però questo dolore che perdo non ci è chiesto dai nostri morti. Non sono loro a cercarci sulle strade di questo gioco. Don Primo Mazzarani si chiedeva cosa vogliono da noi i nostri morti. E rispondeva così: per non lasciarci travolgere, bisogna andare al di là con chi va, invece di fissare il luogo che è basso di qua e che cerca di inghiottirci. In fondo, lasciare andare i nostri morti e andarci un po' con loro è pietà per noi, più che per i nostri cari, che ormai godono la pace eterna. Lasciare andare i nostri morti nella terra eterna, sapendo che solo Dio può offrire loro ciò che noi desideriamo per loro, una vita senza lacrime, piena di beatitudine, perfetta, completa. Ecco, questo ci può restituire il ricordo buono dei nostri cari, che è il ricordo non tanto del loro passato terreno, ma del loro presente infinito. I nostri morti non sono i cari destini, sono i trapassati, coloro che ormai hanno fatto il passaggio e sono nella pienezza del regno. La vita non è morta, ma è trasformata. Anche i nostri corpi aspettano la primavera della risurrezione. Noi vogliamo ricordare i nostri cari, perciò, attraverso l'unica memoria che è capace di tenerli, che è la memoria di Dio Padre. Perché Dio si ricorda di quella che ha e conferisce vita eterna a quelli che hanno. Vi ricordate sulla croce, vicino a Gesù c'era un ladrone che noi definiamo un uomo, che a un certo punto dice a Gesù, arrivato all'estremo della vita, ricordati di me, e Gesù fa la promessa, oggi con me in paradiso. Dio si ricorda, chiamasi e dà vita eterna. Nella messa cominciamo, ricordati, Signore, che i nostri fratelli perduti. Non è che noi dobbiamo ricordarli a Dio perché altrimenti qui se ne sporca, tanto. Ma ci dà il privilegio di unire il nostro amore per loro all'amore con cui il Padre adesso li ama. Così che mentre loro sentono l'amore del Padre, avvertono anche il nostro amore che continua a raggiungere attraverso la mediazione di Gesù. Quando noi nella messa preghiamo per i nostri defunti, prestiamo a loro la nostra bocca per esprimere quell'ardente desiderio che i nostri defunti hanno, cioè quello di partecipare alla potenza della risurrezione di Gesù, che è resa presente nell'Eucaristia. E allora proprio durante la messa, in virtù di questa solidarietà che ci stringe ancora a loro, noi possiamo
delle parole di amore che avremmo tanto desiderato dire, che sono state rimaste come soffocate nel cuore, magari anche parole del denaro, magari gesti stancati, conti in sospeso, e ci andare, non avere avuto la possibilità, l'opportunità ancora di qualche momento giusto per poterci spiegare, per poterci chiarire, per poterci soprattutto perdonare e riconciliare. Ma non tutto è per tutto, perché Gesù, abbiamo ascoltato l'Evangelista Giovanni, e lo ha detto, è la vittima di espiazione dei nostri peccati, diciamo con una espressione più facile, è lo strumento del nostro perdono. Non soltanto il perdono ricevuto da Dio, ma anche il nostro perdonarci reciproco. Quando siamo qui nella Messa, abolite le barriere del tempo e dello spazio, noi possiamo vivere ancora istanti di dialogo e istanti di riconciliazione con i nostri defunti. Il nostro rapporto con loro non è sigillato in maniera definita, può evolversi, cioè può approfondirsi e può purificarsi. Ecco, noi oggi dobbiamo ricordare e cantare i nostri defunti per sentire la loro fedeltà di vita eterna. In questi mesi abbiamo tutti un po' sofferto, molti di noi per tutto, molti per la malattia, tutti a motivo delle restrizioni. C'è un aspetto insidioso della sofferenza ed è questa domanda, ma chi è la volontà? Perché gli uomini soffrono? E spesso a questa è abbinata anche un'altra domanda, Dio dove sei? Se sei in padre, perché non ascolti le preghiere dei tuoi figli? Perché non intervieni in loro favore per scacciare il male e via la figlia? Se sei onnipotente, perché non intervieni a difendere i diritti degli oppressi? In questo tempo è stato anche il padrone detto che i giochi di denaro era una sorta di flagello, di castigo di Dio che si è abbattuto sulla umanità e ci avvince l'invernata dimentica di questo. Modo di spiegare, di cercare una spiegazione di ciò che capitava, ha alla sua radice un'immagine di Dio come un giustiziere, che non corrisponde al Dio che Gesù è venuto a portarci. Quando io sentivo alcune di queste spiegazioni, mi sentivo molto scosso, perché mi chiedevo ma i più colpiti dal Dio sono forse i più peccatori, no, tanti, spesso i più deboli, gli anziani. Se pensate nel mondo chi è il colpito, sono proprio le persone che in genere ogni giorno fanno più fatica ad avere anche quelle garanzie minimali di provvidenza e di assistenza sanitaria. Non è il giudizio quello che Gesù deve portarci. La prassi di Gesù è una prassi risanatrice, non castigatrice, e lui stesso si è identificato con i poveri, con i deboli, ma è anche assolutamente ingiusto pensare che sia Dio a portare gli altri il dolore del mondo. Però vedete, alla base di tutto questo rimane, oserei dire, il nocciolo della vera questione della vita, cioè qual è l'immagine del vero Dio. Noi abbiamo bisogno di conoscere il vero Dio, ed è Gesù che è venuto. E questa festa del Sacro Cuore di Gesù vuole proprio rivelarci chi è il nostro Dio. E abbiamo ascoltato delle parole meravigliose che vi suggerisco di riprendere. Nella prima lettura, noi siamo il popolo consacrato, il popolo che lui si è scelto come un popolo particolare, prediletto in mezzo a tutti gli altri popoli, non perché siamo i più numerosi, non perché siamo i migliori, ma perché non ci ama. E il Dio è un potere, non ha bisogno di trarre dalla casa. Lui ci ama soltanto perché ci ama e disinteressato il suo amore per noi. E amandoci si lega a noi con amore perenne. Tutto nella nostra vita crolla. Non c'è niente di così indistruttibile, soltanto una cosa prima
non ha conto il dolore, ma ha soltanto il centro del soffrire. Dall'uomo ha esteso a questo Dio il soffrire, dall'uomo il soffrire dell'uomo e anche il soffrire di Dio. Egli rimane da ambizione si travolge dall'interno e è trasformato in amore. Il segno del grande amore di Dio è che lui contagisce con noi. Le nostre croci combaciano con il crocifisso. C'è un poeta di Orduano che dice: il volto di Dio brota di sangue nell'ombra, dove Dio è l'altro uomo, dice, dove lotta, dove soffre, dove muore. Gesù è Dio della vita. Nella preghiera del prefazio che useremo, a un certo punto si dice: alla ferita del suo fianco siamo attirati dal cuore del Santo. È la ferita, è la debolezza che ci attira. Non un Dio tremendo, non un Dio dominatore, non un Dio conquistatore di anni, ci seduce. Si attira invece un Dio vivo e unico di cuore, in paradiso. Gesù è la manifestazione della presenza e perciò questa ogni potenza dell'amore è Dio e Dio ci fa tirarsi di parte perché rispetta la nostra realtà, ci aspetta nelle nostre robe della vita, magari in questo tempo ci siamo lamentati, ingannati, abbiamo anche talvolta protestato, ma tutto questo è stato ascoltato dal nostro che ha tempo per noi e ci dona tempo, non vuole che parlarsi con la forza delle nostre anime, ci addolescita pian piano, ci aggira a sé, dicendo con il terrore del suo amore anche le nostre ribellioni, le nostre diffidenze, perché la radice è esattamente la volontà di Dio, è lì che noi abbiamo bisogno di essere guariti, e la risposta è il gioco di Gesù, è bellissima. Gioco è lo strumento che trainato da due uomini, è il dolore che Gesù dice è pesante la nostra vita, ma io sono colui che aiuta a portare il nostro gioco. La sua offerta è quella di spartire i nostri pesi, non vengono morti, ma diventano giusto portati e leggeri per venire in porta con noi. Questa è l'immagine del nostro Dio. Riconosci dunque il Signore. In questo tempo ciascuno di noi credente, o magari anche pellegrini stancati e inquieti che cercano il vero Dio, dobbiamo chiederci qual è l'immagine di Dio che io ho interiorizzato nel mio cuore, che sia il mio Dio, il Dio di Gesù. E ancora l'ultimo passaggio. Gesù non soltanto porta il nostro gioco, ma ci dice anche di portare il gioco di ogni degli altri, portare i pesi di tutti gli altri, fatatevi più gli altri. Il contrario dell'amore per le opere è l'indifferenza, che vuol dire stare isolati a distanza dagli altri perché temiamo di pagare il costo dell'amore, chi ama un po' pace. Perché porta il peso dell'altro. In questo tempo di pandemia abbiamo capito che è tanto sbagliato quello che per molto tempo abbiamo detto, cioè la mia libertà è da me, punto e stop. Le nostre libertà sono tutte intrecciate, si sovrappongono l'una all'altra. Il destino di uno è legato al destino di tutti. Abbiamo cercato di rispettarci con un senso di responsabilità per non contagiarci, ma per sorreggerci, per aiutarci. Abbiamo capito che essere responsabili vuol dire davvero, come dice la parola responsabile che dal latino vuol dire portare il peso di un altro, significa prenderci cura delle mani. So che tra noi ci sono alcuni medici, infermieri, il sistema sanitario in questi mesi è apparso particolarmente significativo per la professionalità del suo operatore.